qui Wolf. Jacopo Mi. Adesso iniziamo a creare un nuovo mondo. Comunque stavo dicendo che creiamo un nuovo mondo e proveremo la mod di Eowyn. Attenzione, iniziala in creativa, così ci mettiamo almeno una minima armatura o qualcosina. Facciamolo Ok. pure in super piatto, che è ancora più Sì, vi figo. faccio, adesso vi facciamo vedere perché come penso molti di voi sapranno, è una persona molto Simpatica. molto, soprattutto quando vi tira le galline. Allora, questa qui è una mod molto particolare, che poi in realtà secondo me non c'è neanche bisogno di metterla mod perché c'è già. No, Allora, comunque aspetta, allora. Ah, ecco, iniziamo col metterci un qualcosina, qualche allora direi armatura. di farvi vedere, come avete visto abbiamo Abbiamo un l'industria. casino di mod messe, la Galacticraft, le No, cose di adesso, allora, Marte. Ah, aspetta, potremmo anche andare sullo spazio, in prossimi video vi farò vedere ma tante aspetta, cose. Marte, dov'è che è finita? Qua sotto, no, gira dall'altra parte, qua Ah, sì, sotto. Qua ecco. sotto ci sono Perché cose di ragazzi, guardate Marte. che quello di Marte sono super mega hyper overpower. Hanno delle. Sì, veramente sono molto potenti. L'unica cosa che non mi soddisfa, secondo me, è la spada. Che quella di diamante, secondo me, fa più danno. Comunque, No, vabbè, allora facciamo qua, teniamoci una di vabbè. E una queste. di diamante. Sì. Quindi. Che la trovi qua. No, vabbè, vai a trovarla qua. La prima Sì, che perché trovi. diamo. Sì, è Che più fa poco, più danno, ma. infatti. Allora, poi a questo punto direi di prendere un'altra spada in diamante. Poi, vedete, queste qua sono le mucche di Eoban, per chi non lo Sì, perché sapesse. a Herobrine piace tanto spawnare le mucche. Non so se avete notato, ci sono anche già delle costruzioni sulla destra, potete vederle. Ma cosa ti servono le frecce? Sempre meglio avere una scorta di frecce, non si sa mai. Ok. Quindi adesso direi. Mettiti l'armatura e poi prendiamo anche un acciarino perché fa comodo. Sempre servire, quindi vedete qua Allora. l'armatura. Ti rendetevi conto che questa armatura praticamente è già al massimo senza o l'elmo o i I piedi. piedi, quindi è veramente molto molto Adesso, overpower. qual è Prenditi un quello? acciarino. No, aspetta, qual è quella che ti dà più vita? Cioè più cibo, la torta? No, ma la torta no, la torta non so se te la fa mangiare. Mi ricordo che ce la fa una roba. Prenditi la pawa. Pawa, La? la mela dorata, quella. Quella lì ti dà tanta energia e ti dà anche dei cuori in più quando la prendi. Ecco, ok. Dobbiamo. Prenditi anche un acciarino che è sempre utile. Ah no, aspettate, ecco, poi visto che. Allora poi. Poi iniziamo subito, ragazzi. Acciarino, Acciarino. ok. Ah, aspetta, ultima cosa che ci potrà servire. Dov'è che è nell'Industrial Craft? Giusto, no, non il La reattore, bomba la nucleare. nucleare. Che fa sempre comodo, solo che in sopravvivenza bisogna scappare molto quando si attiva. Sì, allora, aspetta, Sono direi. solo tentativi, e noi ve lo diciamo perché mi sa che quando piazziamo la bomba nucleare è un casino. Comunque Sì, noi ci NT a proviamo. posto, quindi direi che siamo pronti. Cambia modalità sopravvivenza. Scegliamoci Allora, aspetta, adesso un posticino dove andare dove non c'è potete traffico. già vedere che questo. Quante mucche e quante costruzioni Sì, strane perché poi come vedete le mucche. non hanno gli occhi e si fanno danno da sole, tra l'altro. Allora, andiamo in un posticino che sembra almeno un po' accogliente. Sì, vabbè, ci mette un po' a caricare la grafica, però fa niente. Mettiamoci qui, cambiamo la modalità. E ragazzi adesso. Ah no, ma no, non dobbiamo creare. No, non dobbiamo creare il totem. Ai 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 ai. 3 uguale 1 più 1. Vedete che Herobrine già si sta incazzando. Vedete che come abbiamo aperto la chat già inizia a spawnare il fuoco, eccetera. Ci saluta col mio nome, perché adesso abbiamo inserito quello come Quindi gioco. mod 0. Ai 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 ai, brutta idea, brutta 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 idea. No, le mucche teoricamente non ci dovrebbero far niente. Prenditi. Boh, non capisco perché usi quella spada quando quella di diamante fa più danno. Io mi terrei sempre Ma quella di come mai? Sì, diamante. perché chi forse magari per chi se lo chiedesse, le mucche non fanno. Non fanno danno. Lagga un po' perché, ecco, come vedete non si sa cos'è che dà danno, è un casino. Lagga leggermente perché ci abbiamo aperto tipo 20 mod, tutte contemporaneamente. No, aspetta E qua. poi Se perché la Herobrine è una mod piuttosto pesante. vuoi contento tutto quello che fa. Cavolo, spawna un casino di roba. Vediamo una TNT industriale come reagì. Un cartello! Vediamo quello che ci scrive il nostro carissimo. Immagino già di sapere.
Get Get Lost. Lost. Ai 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 ai, scappare, scappare, scappare. La TNT industriale dovrebbe essere più potente. Ecco, infatti. Ok, Leggermente più potente di quindi ne quella abbiamo normale. rovinato, per la casetta. Ecco, già si è spawnato ed è incacchiato nero. Una volta avevamo visto che uno che sembrava Chuck Norris. Sì, c'era. Non so perché, ogni tanto si spawna anche un tizio che combatte Herobrine, che è molto molto strano. Che ha quasi ucciso Herobrine. No, l'ha ucciso. Sappiate che quando uccidete Herobrine, poi torna la seconda volta e poi basta. Se lo uccidete anche la seconda volta. Continua a spawnare mucche, oh, è un paradiso terrestre questo qua. Mucche dappertutto, senza occhi ma sempre mucche. Sì, come vedete ci Come sono gli zombie che compaiono vedete, ogni si spawnano tanto. un casino di oggetti, robe strane. Ecco, noi continuiamo ad andare avanti, girare un po'. Abbiamo attivato anche la. Come vedete, ci sono 16 mod attive. Abbiamo installato la Minecraft Forge. Se infatti vedete come gli FPS sono un po'. Ridotti, hanno qualche problema, ma calcola che abbiamo anche le impostazioni video al massimo perché le ho messe io. C'è del vetro. Cos'è quel vetro lì? Brutta, brutta cosa. Rompilo con qualcosa. Magari con una spada. Ci voleva un bel piccone. Vabbè. Abbiamo rotto il vetro, la porta naturalmente non si apre. La TNT industriale è veramente molto molto potente e si attiva da sola perché ci sono le torce di pietra rossa. Come vedete la casa è strapiena di lava, così vi divertite. Strano, non ci ha ancora fatto poi neanche tantissimo. Strano, a parte spawnare tutte queste mucche qua, che non si sa bene perché spawni Perché le comunque adesso ci sono i villici. mucche. Ah, Ah, il interessante. paese! Sì, questo qua. Sentite il rumore? Mettiamo un'altra bella tina. Un giorno ti sbagli e metti la bomba nucleare. No! Sì, ragazzi, Succede. abbiamo provato a vedere. Succede un disastro. Sì, dovete correre. Veramente. Infatti hanno rallentato anche il tempo di accensione perché è un disastro la bomba Boh, si nucleare. sa. Come vedete, infatti, vedete che su quella parte lì è tutta nera, ma in realtà è cioè, come se fosse un'illusione ottica. Sì, è solo che quando la rompete prendete danno o qualcosa di simile. No, poi proviamo a vedere, È non mi pazzesco ricordo. perché in questo posto qua è pieno. Ecco, i villici innanzitutto hanno gli occhi bianchi, vi attaccano. Dipende, perché abbiamo trovato anche dei villici che non li avevano. Dipende, ci sono i villici normali e i villici di Perché Herobrine. vedete? Vedete, è una specie di illusione. E Vediamo i vediamo il villici. villico. Il villico è normale, Normale. ok, meglio. Se salite sulle scale, ecco, c'è la. Non so, proviamo a far qualcosa tipo salire. Vedere un po', dovrebbe succedere qualcosa. No, strano, di solito c'è un villico bianco. Cioè, sì, solitamente ci sono i villici vestiti in modo diverso. Questa non la sapevo. Insomma, Eh no, ti vedete? sei preso il danno per la caduta. Quello lì, perché mette il fumo? Scusa. È un cannaiolo, uno di quelli che fumano. Ma anche Ah, ma questo. perché aspetto, non è che è incantata la spada? No, secondo me perché si arrabbia lui. Vedete E allora tutto. mette scintille. No, questa qui è sì, sempre un'illusione. Non riusciamo a capire se è un'illusione, magari il mio computer ha qualche problema. No, secondo me è proprio una cosa fatta dalla mod. Magari vuole. Non so, boh. È giusto per creare un po' più di illusione, di paura. Ma per ora non avete ancora visto niente. Dovete vedere quando si spawna Herobrine di fianco a voi. Quello sì che è terrificante. Adesso volevo Adesso fare. quando arriva la notte vedete tutti i villici che attaccano, eccetera, che viene fuori un casino. Ma perché non abbiamo più la non la foglia, qual era la No? quella che ci permetteva di cambiare fra notte e giorno, che adesso non ricordo No, più. la too many items non l'ho ancora messa. Non ci ho avuto voglia perché ho messo già un casino di mod, metterne un'altra appesantiva veramente il gioco. Terror, Carote! terror. Adesso vedete quando viene la notte che casino che è, viene fuori un casino che tutti i villici diventano incacchiati neri. Anche se hanno gli occhi bianchi, non fatevi illusioni. Notare il super lag. La LAN compensation. Ecco, come avrete notato c'è anche uno spazio in più nell'inventario, c'è una scheda in più. Attento, quello lì ti attacca e fa male. Questi qua sono abbastanza odiabili Questo perché è. Chi è che ti attacca? sti qua.
Perché come vedete si dividono e attaccano. rompono veramente tanto le scatole. Allora, attenzione a questi cosini qua che danno fastidio. Naturalmente a Vili non fa mai niente perché sono stronzi. Sì, l'unica cosa che, ragazzi, l'unica cosa che può rovinare un villico, oltre naturalmente a voi, sono Gli le... zombie, gli scheletri creeper. no, i zombie. Altre costruzioni. Là. Bellissima questa cosa qua. Mettiamo una bomba di quelle belle belle. Notare che hai visto che ti ha aggiunto due Sì. cuoricini Che nella fogua. da un poco. Allora, proviamo a mettere una bella, ecco, bomba nucleare. Però dobbiamo scappare in fretta. Lo so, allora sì, c'è una cosa. Mettine solo una e scappo in fretta. Perché la bomba nucleare stermina, non so se ho reso l'idea. Sì, diciamo che ci sarà un bel buco. Ecco. Ma tanto bello. Non è ancora esplosa, faccio notare. Perché quando esplode, più distante, più distante. Ci Questo hanno qua levato le robe. era sempre Robin, che infatti scrive. Cos'è? Ha tolto la bomba? No, non l'ha tolta. Distanza, 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 No, è scorre, scorre. scoppiata. Il fatto è che quando scoppia poi si prolunga ancora. Perché è una zona radioattiva adesso. Ovviamente nella zona Come vedete, radioattiva. infatti, si fanno danno da sole le mucche perché sono state radioattivate. Resistenza senza il fuoco. Per la Powa ti ha dato la resistenza al fuoco. Come vedete, la bomba nucleare fa un gran bell'effettone, devo dire. Sì. Sì, comunque questo qua è per la È galattica. per la Galactic, su cui poi faremo un video a parte per farvi vedere, magari faremo anche una miniserie in sopravvivenza, come andare nello spazio. Che noi abbiamo visto, sarà un casino. Sì, perché dovete estrarre la roba dal sottosuolo, il petrolio, poi dovete raffinarlo, c'è da fare un casino di roba veramente. Comunque non sembra essere tanto scatenato quest'oggi, Strano che, Robin. perché di solito prima era successo, non so, si erano spawnati due Herobrine. Tra l'altro vestiti in modo diverso e uno, No, uno era lì, Jack Norris. appunto, uno era tipo Chuck Norris, aveva una divisa, non so, si sono attaccati, poi si sono massacrati. Poi c'era Robin che spuntava e lanciava no, le galline. Sì, C'è una metafora di galline e ragni. è strano perché, io l'avevo detto prima di fare il video che dovevamo aumentare il numero di spawn di Herobrine, così ci sono più probabilità che si spawn. Poi mi sto divertendo a rompere le cose. Tanto che aspettiamo che si sfondi ormai. Appunto, ma deve venire la notte perché per ora non è ancora successo niente. Allora, facciamo una cosa. Interrompiamo qua il video e lo facciamo ritornare quando torna la notte. E quando c'è Herobrine, giusto? Ottima idea. Ah No, no, ecco, è attenzione, arrivato. sono arrivati i polli. Ragazzi, questi qua, vedete, sono i polli. Solo che danno sia la cordicella sia l'occhio di ragno. Sì, perché sono un po' la... è metà, vedete, perché non hanno neanche gli occhi. Sì, è vero, non ci avevo notato questo. È molto particolare, direi che sono anche carini, deliziosi, adorabili. Scoccia che non ti danno neanche l'uovo. Però ti danno un sacco di esperienza. Guarda. E adesso sta venendo notte, fra 3 secondi è notte praticamente. Ragazzi, Di notte è un casino. si scatena Di l'inferno. notte è suggeribile rifugiarsi in una casa di un villico, ma comunque si spawnano dentro i villici anche dentro le case dei villici, cioè i Ragazzi, villici ci cattivi. E divertiremo a combattere contro i villici cattivi, moriremo molto probabilmente perché laggando soprattutto, Herobrine non perdona. Attenzione, ma soprattutto laggando. ancora più notte, più notte, più notte. Sono villici normali che comunque sono arrabbiati. Ma non ti fanno niente comunque, Non quindi. capisco perché continui ad avere queste esalazioni di rosso, sarà la mia paura. Sì, la Sì. resistenza al fuoco. Lagga come una bestia, potete notare. Siamo massimo arrivati a 30 fps. Vabbè, c'ha tante di quelle mod E attive. dovremmo poi togliere magari quelle che non usiamo. E contate, ragazzi, che non abbiamo né l'Israele né la minmappa. E osservate soprattutto che tutte le mod che abbiamo, a parte la Galacticraft e la Too Many Items, non sappiamo neanche come si usano. Abbiamo installato la Computer Craft che non abbiamo ancora ben capito cosa serve. Cacchio, guardate quante mucche. Ci credo che poi crasha il gioco. È
il trucchetto di Eroben questo qua. Un'altra costruzione. Fa un po' notte, ragazzi, fa un po'. Rifugiamoci, facciamo una specie di, non so, di capanna da cui non posso entrare i villici. Ah, ma sono già aperte quelle case, vedo. Esce la lava. Attenzione, Ah sì, allora le abbiamo distrutte prima. ormai siamo vicinissimi alla notte e quando è notte viene fuori il Quindi siamo casino. vicini, ragazzi, al momento della verità. Magari il prossimo video che faremo, magari su Herobrine, metteremo la visione notturna perché. No, ma ce li hai i visori notturni? Con la Bullcraft. Eh sì, ma dovremmo attivare la modalità Torna un creativa. attimino in creativa, giusto per far vedere che abbiamo il visore notturno che. No, col. Niente Herobrine. No, bagliato. 1. Ottimo, noi ci confondiamo sempre. Spiccio che sta venendo notte, che è un casino poi. Mod 1. Se facevi ancora 0 era proprio un epic fail. Era dentro la. Aspetta, facciamo qui. Visori notturni. No, l'altro quello. Perché si scaricano. Mettili sì al posto di quello. E adesso dovremmo potercelo mettere al posto dell'elmo. Aspetta, adesso vediamo, sperando che non diventiamo ciechi. Ok, vediamo di notte, gente. Yeah. Torniamo in sopravvivenza. I visori notturni purtroppo hanno una ricarica limitata, cioè dopo un po' non va più. Quando finisce non stiamo lì a prendercene un altro, semplicemente ce ne. Ti ha spawnato. No, pensavo che avesse già spawnato, ogni tanto lo fa. Cacchio, pieno 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 di mucche. Sarebbe un affarone da fare per la nostra segreta sopravvivenza. Sì. Così Ecco, non devi neanche portarle adesso iniziamo già a vedere i primi nel. I primi zombie. zombie. E presto si spawneranno anche i villici, anzi ne vedo già qualcuno. Ecco. Adesso ve l'anticipiamo già, mamma mia. No, Moriremo subito che praticamente. i zombie sono presenti anche sulla Luna e su Marte. Sì, e anche i creeper, solo che hanno la mascherina. Hanno la Ma là ci mascherina. sono tutti, anche gli Anche gli scheletri. scheletri. Mancano le mucche. Però a vedere. Oh, ci sono i villici. Vai a salutare il villico. Come vedete non ha gli occhi. E va colpito alla base, non in testa. Se no, vi fa danno. Così. E se voi partite dal fatto che. Aia, guarda quanti ce ne sono. E voi comunque dovete anche partire dal fatto che sto gioco qua è super laggato. Sì, lagga un casino, voi non lo vedete ma lagga. Ce ne sono anche dietro, forse, non so. È un casino. E non avete ancora visto, ecco, i creeper. Che comunque fanno comodo perché voi li attivate e poi fanno saltare per aria, insomma, fan comodo. Magari metterci una bomba nucleare vicino farebbe. Giusto. Non sarebbe una cattiva idea. Chiamare la nuclea. Guarda che dobbiamo fare 25 uccisioni di fila. Mi sono dimenticato di mettere il flessibile. Metti una bella bomba, una nuclea. Perché No, perché non è divertente. arriva fino alla bedrock. Non che sia difficile in un mondo fatto in super Super piatto. piatto, eh. Vi lascio immaginare se non era super piatto che casino che era. Io voglio, no, poi alla fine ve lo faremo anche vedere. Magari se ce la facciamo lo mettiamo anche sulla nostra obiettivo sopravvivenza. Sì, faremo anche delle varie serie perché poi faremo anche la luna, le industrial craft. Oh, arrivano gli scheletri che sono piacevolissimi. Ma molto probabilmente l'industrial craft lo uniremo con l'obiettivo sopravvivenza. Sì, perché è utile per fare le farm e anche la computer craft magari che. Ma sì, è carina. Se riusciamo a capire come funziona ora. Una bella polo, bravo. Che fa sempre comodo. Però ti fa recuperare poca vita. Te l'ha fatta recuperare subito tutta la vita. Ti Ma l'ho dovuto mangiare 5 o 6. ha anche aggiunto. Oh, un altro bel villico. Villico, insomma. Strano che Herobrine non abbia ancora fatto la sua apparizione, che di solito si diverte tanto a spawnarsi. Mamma mia, quanto è laggato! Lagga a bestia, ma d'altronde la mod di Herobrine spawna tutta sta gente qua che si muove, quindi il gioco. E direi che siamo su un PC che comunque è abbastanza potente. Immagino sul PC di Stefan Chaos. Ecco, o sul mio vecchio.
ricordiamo, Quello ragazzi, lì è un maiale Herobrine. Attenzione. Anche t'attacca. non mi ricordo, forse no. No, non mi pare che ti attacchi. No, ti avrebbe già fatto danno a postura. Un bilico Herobrine. Come vedete c'è proprio tutto, cioè non si è fatto mancare niente in questo Ma mondo. che cavolo? È esploso un creeper. Soltanto uno, mi No, raccomando. ma scusa, ma il creeper non è esploso. Ah no, magari è stata un'esplosione di Herobrine, succede. Fa anche quello ogni tanto. Io mi immagino un obiettivo sopravvivenza quanto bestemmieremo per colpa sua. Buona idea. Obiettivo sopravvivenza, vivere con Herobrine. E dovremo anche battere il drago dell'End. Una meraviglia, una genialata. Senza usarla creative. Ma perché si può passare dalla creative? No, la facciamo in modalità estrema per l'appunto. Quindi non possiamo dare la creative. Geniale. Beh, però almeno un pochino di vantaggio lo dobbiamo avere. Quindi prima di farla estrema, facciamo la creative, ci mettiamo un pochino di roba magari in diamante e poi passiamo in estrema. No, vabbè, no, perché io so sopravvivenza senza Herobrine. Ecco, Però era un progetto che comunque un giorno magari potremo anche fare. dobbiamo aggiungere un bel numero di iscritti. Quindi se lo volete vedere, iscrivetevi. Ce ne vogliono veramente tanti tanti perché sapete quanto costa mantenere un computer che lagga, eh? Quindi dovete sganciare i soldi, Sì, poi vi ma poi spiegheremo anche il motto di Facebook, sganciate i soldi. Lo ve lo faremo faremo vedere vedere. un prossimo video, In magari un nel prossimo trailer. montage, si può fare prossimamente un trailer, Stiamo forse. facendo un mega trailer in cui uniamo tutte le stronzate che facciamo nel nostro E canale. sono E sono tante. tante tante, infatti è un video di circa 10 minuti. No, 10 minuti. Comunque, ragazzi, molto Di più. probabilmente l'avrete già visto. 10 minuti, comunque, ve lo diciamo, sono 7 minuti e Senza le webcam e senza la 10. presentazione. Senza web. Ecco, si vedeva che stava per esplodere. Con Si questo lag. era gonfiato. Ma cioè praticamente passa da 30 a 11. Cioè, ma Io scusa, ma Herobrine Brian, dove dov'è? sei? Adesso la prossima volta fa aumento il numero degli spawn, così ogni 5 secondi Ammasso vediamo bottiglia un po' famiglia. No, non c'è. Ragazzi, purtroppo Brian è scomparso. dove. Io direi di interrompere il video e ripartiamo con Minecraft, magari con aumentato il numero degli spawn, così vi facciamo anche vedere Herobrine quanto è Ok, incazzato. quindi. Quindi stop al video, eccetera. Sì, ok, quindi ragazzi, questa prima puntata finisce qua. Bella a tutti da Wolf. E da Jacopo Mil. Prossima avventura.